Pietro che gioca l'ultima biglia di mano. È fossilante. Biliardo avaro per Masi. Zutti è una gran palla, ha tirato tre belli questa mano qua. Andiamo sul biliardo di Zu, allora adesso dovremmo aver risolto il problema del segnale. Dovremmo, dico, perché sì, qui è veramente difficilissimo. E nel senso che siamo in una zona dove si fa veramente fatica. Comunque vediamo che sul 14-0 per Mattia Zu. A vuoto. Stagno è da luna che qua a giocare ormai. Sì, alle 2:30, sì, ha giocato prima alle due batterie, la batteria di terza categoria. Di terza categoria? Di prima categoria. Sono un po' perso. Vediamo Pietro che sta di due sponde, più lungo, quella bassa a risalire, si posiziona vicino a pallino, rimaniamo sulla partita di Zu e Pietro, poi seguiremo un po' anche l'altra. E vediamo Mattia che adesso va di due sponde esterne più quella bassa a risalire, quindi in pratica tre sponde. No, ci ripensa. La biglia era direzionata bene, ma non c'aveva la forza giusta. Lui probabilmente voleva stare un pochino più lento. Per appoggiarsi sul pallino, sì. Allora vediamo adesso nell'altro, Zu prende il punto, ma nell'altro biliardo Tioli ha una situazione interessante perché ha due biglie in mano e stavolta è stato fortunato, adesso deve spingere su l'altra che ha per fare le 10 di colore. Esattamente. Vediamo se riesce nel suo intento. La presa troppo piena, secondo me sono solo 6. Vediamo quindi. Vediamo quanto segna perché. Sì. Solo 6. 6, sì, l'ha presa troppo, non l'ha smezzata, l'ha presa un po' troppo piena. Ha tirato un po' superficiale, secondo me. Alla bocciata. Biliardo da destra è molto duro. Sembrerebbe di sì. Ora sul 2 dove Pietro pronto per un tiro. Mattia ha giocato tutte le biglie che aveva. Pietro cerca di allargare per farne tanti, ma alla fine si dovrà accontentare di 4, a meno che non tenti. Mi sa che faccia una leccata. Il realizzo, sì. Che se sta lento andrà a punto. E infatti, 2 biglie, 4 punti, 14-4 per Zu, alla bocciata ci va Pietro Stagno. Ne fa 8. 14-12 per Zu. 14-12.
Allora Pietro Stagno, prende il punto, non era semplice. Buona palla di Pedrino. Adesso solo due palle in mano, vediamo se prova ad allargare. Cosa fatto? Va la bocciata Zu. Diamo la bocciata di Zu. Fa 4, si porta a 20. Andiamo a vedere. Vediamo Tioli. Un bello stacco. Da 6. 6, si porta a 19. Ora vediamo Masi. Devo ricordare che quello che è stato trovato il mazzo di chiavi da macchina, se qualcuno di voi lo avete. Buona palla di Tioli. Sì. Sul 19 a, vediamo quanti ne segna. 4. A, 19 a 9 va la bocciata Masi. Un
Non, durissimo. Non produce birilli questa bocciata. Andiamo a vedere quella di Zucchi, adesso è 22-12. Vediamo se nel risalire produce. Ne fa 10. Produce sì, ne fa 10. Rivediamo la bocciata di Mattia. 32-12 per lui, rientriamo in diretta. Ah, invece il tuo pronostico? Tu mi hai chiesto il mio, ma non mi hai chiesto il tuo. Io non faccio pronostici mai, perché altrimenti sembra che faccia tipo per uno o per l'altro. Però se proprio mi costringi dico zu. Adesso che avanti di 20, tu dovrei dar contro me. Mi piace vincere facile. Vabbè, a parte che con Pietro, ragazzi, non è semplicissimo. Torniamo alla partita un attimo. Allora siamo col vantaggio di biglia per Tioli, 19-9. E comunque intanto registriamo che questi quattro ragazzi stanno giocando veramente bene. E il pubblico si è spostato maggiormente dalla parte dove giocano i ragazzi rispetto alla parte dove giocano le coppie di prima categoria. Vediamo Tioli. Non so se l'ha fatto. Non so neanche io, andiamo a vedere sul 2 se c'è. Com'è la situazione? Allora, Zu prende il punto, se non va in buca, no, non va in buca. 32-12. Ci potrebbe andare però adesso. Sì, è a rischio, ad alto rischio. Buca. Adesso ci vuole una bella biglia da parte di Mattia. Andiamo a vedere Masi e Tioli. Tioli ne fa 4 e a 23 di 9 per lui va alla bocciata. Tioli gioca quasi in casa perché ha vinto da queste parti, quindi. Vedi 3-9 alla bocciata Tioli. Stavolta sembra tagliata un po' di più. Fa 10 Tioli. Anche in questo caso lo rivediamo. 33-9. E sono partiti molto forte Tioli e Zu. Sul biliardo 2 riboccia Zu. Riboccia Zu un'altra volta, andiamo a vedere. 34-14. Fortunato. Sì, stavolta non fortunato, ha fatto mezzo. Sarebbe stato un colpo, non dico decisivo, ma un bel scatto in avanti, andare a 44-14. 36-14 è sempre un buon vantaggio, ma 8 punti in più è una banalità, ma sarebbe stato sicuramente un po' diverso. Andiamo, vediamo un tiro di Pietro che cercherà il calcio per realizzo, ma realizzo non c'è. Non sta giocando bene, a dire la verità, Pietro. No. Sono anche un po' stanco. Vediamo Tioli. Oh.
Vediamo ora invece Masi. Tioli riflette un attimo sul tiro da fare, poi va all'esecuzione. Una buona, vecchia, sana candela, se la forza è quella giusta, la direzione non sembra male, sembra un po' abbondante di forza, però cala, non tocca pallino, quindi il punto non è un punto strettissimo, ma non è neanche semplicissimo farlo. Dovrebbe arrivare in spinta, dovrebbe arrivare, tanto sono tutte le bianche dall'altra parte. Sì, andare in spinta svezzando la biglia rossa. Vediamo però, invece va solo lì. Va con, se prende pari il pallino, no, sembra di no. Ha giocata bene. 4 credo, 9 e 4 fanno 13. No, ne ha fatti solo 2. 2? 9 e 2 fanno 11. E boccia Masi, poi andiamo a vedere anche Pietro che è già pronto per bocciare pure lui. Vediamo Masi. Vagliardo, duro. Lui ci dà anche molto forte. Andiamo, Pietro, 36 a 18. Qualcosa produce. Due puntini. Due punti. 36 a 20. Buona giocata di Zu. Molto buona. Sì, sta giocando veramente bene. La prima partita oggi pomeriggio era partito male. Ha giocato forse un po' svogliato, insomma non sembrava centrato. Invece adesso lo vedo bello tonico. Pietro muove, ma si mette a punto Pietro. Allora andiamo a vedere nell'altro biliardo, un po' per uno, Tioli ha la biglia di vantaggio, conduce 36 a 11, ma il punto non è semplicissimo, vediamo. È riuscito a non toccare la sua, ma riesce ad acchiappare per le orecchie il pallino e a portarlo su. Un'impostazione particolare. Masi assomiglia molto, anzi è molto praticamente uguale a quella di Dylan Martini che gioca a Bologna nel GTON, vinto il provinciale Coppa di terza categoria insieme a Pallotti, e ha come peculiarità che per acchitare il pallino parte dalla sponda. L'ho vista. Hai visto? Sì, l'anno scorso, l'ho vista sempre in incredibile, grande. E non ne brucia uno. Beato lui. Sì, tra l'altro farà parte della squadra di Lega delle tre province, delle province di terza categoria. Anche lui è abbastanza giovane, direi, no? Sì, è appena uscito dal 23-24 anni. Zu invece giocherà nella Lega di seconda e Pietro Stagno in quella di prima. Quella master. Sì, insieme al fratello Giacomo. Masi va la bocciata sul 36 a 13.
a vuoto, Masi stavolta ha aperto un po' troppo, però c'è un ritorno. Secondo me questo è un biliardo che bocciando da sinistra potrebbe essere più generoso. Potrebbe, vero? Allora, andiamo sul biliardo 2, dove Zu è alle prese con un punto non semplice, 36-20. Dalla brocca deve catturare pallino o spostarla bianca. È stato corto. Non ha né catturato pallino né spostato la bianca, è stato corto. Stava qualche centimetro in più, ne avrebbe fatti 4. 22-36, boccia di nuovo Pietro Stagno. Siamo alle semifinali dell'Under 23 2024 dalla Rinascita Budrione di Carpi, campionato nazionale Under 23 singolo. Vediamo Pietro Stagno che va alla bocciata, ne fa 10. Si riapre la partita. Si rimette tutto e quindi vediamo. 36 a... Anche sull'altra c'è un accenno di recupero, un filotto di risorsa. Quindi qui se arriviamo, torniamo alla partita, Zu gioca comunque molto bene, andiamo a vedere, seguiamo un po' anche gli altri due. Allora adesso Tioli ha giocato la seconda, ne ha ancora due se non c'è stata una buca, e 36-21, Masi gioca l'ultimo, poi Tioli ne avrà due per chiudere questa mano di gioco. Trasponde a risalire per Masi, ma questa non è una bella giocata. Adesso benché vada ne prende 6, credo che il ragazzo infatti glieli concede l'avversario, sportivamente c'era un ampio margine. 36 e 6 fanno 42, scappa avanti di nuovo Tioli e va alla bocciata, vediamo. Tanto noi aperta 44-21, se vedo bene, andiamo dall'altra parte dove c'è un punto stretto di Pietro, qui si comincia a giocare sul sottile. Ha tirato una gran palla perché Zula l'aveva messa benino. Questa non è male, eh? Ha chiesto scusa, forse voleva tirarci di seconda. Ah, sì? E gli è venuto bene, però. Ha chiesto scusa, ha chiesto. Allora sì, allora vuol dire che voleva dato le dita sul pallino con una precisione quasi millimetrica. Io sono impallato dal monitor e quindi non vedo i giocatori. Pietro ha messo una bella marcia, appunto. Sì, hanno cominciato a giocare molto stretti. E d'altronde insomma non è che lo scopriamo adesso. Zu osserva, noi andiamo a vedere Masi. Masi mette un'ottima biglia. Diamo Tioli. Le sponde interne, è buona anche questa. Diciamo che un livello di gioco assolutamente buono. Giocano praticamente tutti in Serie A. Masi ha fatto un altro bel tiro. Anche in squadra, perché anche Masi gioca pure nel San Vito. Non è prima nel girone Modena. Non so se prima o seconda. Credo seconda. Non ho sott'occhio la classifica. Tioli gioca nel Castelfranco 1, dovrebbe essere secondo, sarà terzo. Prima. Non dico nella prima, che è prima in classifica. Sì. Okay. Qui però ha sbagliato, rischia di prenderne addirittura a 10 adesso. No, 10 no, perché la rossa che c'era sotto difficilmente riesce
toglierla e far rientrare le sue tre. Ma però sei. Vada 4. 4, 6 ci può stare. Vediamo. No, sono 6. Sono 6, 27 a 44. Qui intanto Zuccia l'ultimo, noi seguiamo la bocciata di Masi. È stato più morbido, vedi? Sì, è stato più piano, ne fa 12. Vediamo. Punteggio è aperto anche quello. 49-32, sì. Tanto nell'altro biliardo il punto è rimasto bianco. Vediamo, vedete, molto stretto, credo che, non so se Pietro tenta di 36 a 32, forse vuol fare il trenino per far andare la bianca, appunto. Vediamo quanti sono, ma potrebbero essere anche 6, sai? Ma come ha tirato sulle palle Zussi, esatto. Esatto, 38 a 36, passa in vantaggio. Stavano 34 a 14, ha fatto un mezzo, ha fatto due punti e l'altro ne ha fatti 30, ne ha fatti 24 a 2. E adesso boccia. E adesso fa anche filotto. Adesso si fa dura per Zu, torniamo, e anche per il mio pronostico. Ma quello non è detto ancora. Eh? Non è detto. Sta mettendo le prime quasi tutte perfette. Sì, però gioca contro uno che non ha paura a prenderglielo il punto. Andiamo a vedere un altro biliardo. 44-39 per Tioli, che oggi sta giocando veramente bene. Uno che l'ha visto ieri sera nell'interpro-regionale giocare allo Charlot direbbe è un altro, è suo fratello. E invece, poi insomma, a quest'età così giovane è facile avere dei passaggi a vuoto. Tioli va di spinta. Insomma, se la sua non va a fare danni, il gioco l'ha aperto bene, ne può fare 4 o tentare il calcio. Vediamo se si accontenta di 4 o tenta il colpaccio. Quattro. Prudentemente 4. Non è un caso facilissimo, forse c'è lo sbaglio, sono due punti buttati via. Adesso si fa filotto, torna più 20 circa. Sì, anche per 48-39 gli sta andare la bocciata a vuoto. Andiamo nell'altro, e dove abbiamo ancora due biglie da vedere. 3-3-6 sono in pista, si gioca con 4 per 1, quindi altri 2. E non facile. Di calcio? Fare il punto con quella sotto. Non è mica facile. Ah no, no. Non è un punto facile. Secondo me farà una carambola. Ci fossi te lì. No. Roba da ridere. Per fortuna che siamo qua. Vedere come stai misurando adesso lui. Sì. Per lo spettacolo è me che noi commentiamo. Soprattutto ne può fare anche 6. Sì. Si prende bene. Poi alla fine invece riflette. Stiamo fermi qua nell'attesa della sua decisione. È già sotto di 12, sì. 10.
No, invece come dico io, il pallino schizzerebbe dalla parte della bianca e quindi non andrebbe bene, mi sa che fa il tuo tiro. Certo che prima o poi bianca la molli. Beh, è una palla pesante. Ho capito. Il punto che tenere in mano non ci stacca di più. Tirata bene. Sì, è tirata bene, ne fa due. Si porta acqua a 38 e va alla bocciata. Trentotto a 46 alla bocciata zu. Tanto credo che Tioli abbia fatto una stupidaggine. Forse più di una. Se ne prende 10. Allora. Metti in buca. Non è un bel segnale per lui. Mezzo, una buca, insomma. 48-38, andiamo a vedere l'altro biliardo. Il finale di una serie. Sono tre palle. Tre palle contro zero. Le altre ha giocato, Tioli le ha giocate tutte. Vediamo ora come sfrutta la situazione Gabriele. Questa è larga. Piccato è molto, molto forte. Si è cercato di rimanere un po' più lì. No, forse voleva toccare in metà la biella rossa per far salire tutto su bianco il pallino. Ma comunque sono ancora buoni forse. Adesso cercherà di stare a pallino. Dall'altra parte però bisogna tirarci secondo me. Questa è una pallaccia sbagliata di almeno 20 cm nella striscata. Adesso i 10 di colore sono una chimera. A meno che uno non voglia rischiare di colpire la sua bianca, ma se prendi il pallino poi non conti più. Anche questo se passa. Ha provato a fare 4. Ma alla fine uno solo. 41-48 gli è andata fatta bene a Tioli questa mano, contro le biglie in mano all'avversario. Ce ne possono prendere anche di più delle volte. Ora va la bucciata a Gabriele. Anche questa è soft, ma non produce birilli. 48-41, punteggio invariato, andiamo a vedere Zu che alle prese con un'altra giocata non semplice, riesce a fare il punto, adesso c'è la biglia di vantaggio, poi toccherà a Tioli, però è pronto per una bocciata di rimessa, perché non guardarla? È avaro questo biliardo, se nel salire produce qualcosa, no. Produce, però non si sa dove va. Sì, è a ondivago. 50-41, ma perde la biglia di vantaggio. Zu non ha fatto il punto e la bocciata ci va di nuovo. Pietro Stagno, che adesso ha innescato una marcia appunto assolutamente alta, alta, alta. Pietro 54-38, comincia a diventare importante il vantaggio. Andiamo nell'altro biliardo dove Tioli cerca un tiro complicato di tre sponde, se va sopra al quadrante superiore facilita il compito dell'avversario. Sa che sia rimasto giù. Sì, così si vede nel dettaglio, vedi? Abbiamo anche l'inquadratura stretta, si è rimasto giù.
Ed essendo rimasto giù il tiro non è semplice. No. Se tira da sotto è molto rischioso, perché se va sul pallino, il pallino è piccolo. Oddio. Ha bevuto? Ne ha bevuti 11. Sì. E questo è un regalone fatto a... Ma non è stato fortunatissimo. No. Fai fare vedere il replay. Se faccio in tempo a catturarlo, perché... Vediamo. No, è già tardi. Perché la palla non è andata su dritta, non è uscita. Non è che l'ha proprio smezzato. E che adesso potrebbe anche subire ancora. Ne fatti altri 8, mi sa. C'è bisogno dell'intervento dell'arbitro per rimuovere il birillo. Noi ci spostiamo sull'altra partita, dove 54-38 conduce Pietro Stagno. Mazzù si difende, stanno giocando bene, ma dopo un inizio un po' tentennante Pietro ha innescato una marcia molto alta. Prende il punto e come, tanto Tioli è scivolato a 69-41, questa è una mano pesante. Bene, per... presi 20 con due palle, tra 11 bevuti e 8 fatti. È una mano pesante. Ne ha bevuti degli altri. Va l'arrembaggio adesso Masi. Zu corto. No, su stretto per andare a punto. Anche un pelo corto, perché c'era un po' più di forza, faceva prescindere. Questa invece va a punto molto bene. Andiamo su quell'altra, perché l'altra è finita. È finita? Sì, c'erano i 10 di colore in tavola. Ah, ok, vedo adesso, sì. Quindi 71-10, giustamente in finale ci va Tioli, che diciamo dei 4 era quello su cui... Pietro Stagno. È lenta. 1 rosso, 40-54, Mattia ha bisogno del colpo grosso se vuole recuperare e rimettersi in carreggiata per la finale, se vuole tentare di arrivare in finale. Arrivare in finale. Visto che adesso si vede bene, purtroppo è fatico, ma siamo riusciti per adesso a restaurare un segnale decente. Mi spiace sempre, però insomma, prima parte, poi la rivedrete comunque nella videogallery, queste due partite. Tra l'altro vi saranno proposte separate, perché le abbiamo anche registrate ognuna per conto suo, per dare spazio a questi ragazzi che insomma, vedere questi ragazzi giocare così bene, scusatemi se lo dico ancora una volta, ma è veramente un piacere. Ora, finalista c'è già, che è Tioli. Adesso attendiamo la fine di questa partita per trovare quell'altro. Poi dopo la fine di questa partita vi aggiornerò anche sul... due batterie di coppia di prima categoria, se qualcuno mi allunga il foglio vi aggiorno immediatamente. E diciamo che in finale di batteria da una parte c'è Serra Finito e Paltrinieri Verrucchi, dall'altra c'è già Ceccatelli Conforti, aspettano l'arrivo di Teodorini, Menzani o Golinelli Guazzaloca. Bravo Mattia, anche in questo caso
si difende bene perché si gioca con un avversario che ha già due, minimo due campionati da singolo in A. Sì, più navigato. Sì, poi no, Mattia appunto si sta difendendo molto bene. È anche smaliziato, deve mettere su qualche tiro in più probabilmente. Beh, insomma, ragazzi, questo c'ha 17 anni, ha 5 anni meno di cosa, quindi 17 lui, 16 Tioli, fra qualche anno questi qua li metterà insieme i tiri, non è quello scontato. 17 lui, 17 Masi e 16 Tioli, quest'altro anno, fra un paio d'anni chi li tiene? E poi parliamo anche di ragazzi che vanno bene a scuola. Sì, Tioli insomma. Questi due parlavano, sono rimasti loro due. Tioli comunque sì, no, a parte le battute. Quando eravamo giovani noi eravamo più scapestrati, cioè i miei anni diciamo. Quindi... Cioè io ho un ricordo pessimo della scuola, ma sono convinto che abbiano un pessimo ricordo anche di me, i miei professori. E vabbè, torniamo alla partita, non divaghiamo troppo. 56-40, Pietro gioca l'ultima, poi ne avrà ancora una, il suo avversario. Assisteremo comunque sì ad una finale non ne ha più Mattia, c'è da guardare di chi è il punto. In buca quando c'è andato, scusami un secondo, non me ne sono accorto, noi a chiacchierare di altro. La finale di Batteria Bigardo numero 4 Serra finito contro Patrignieri Verucchi. Ora se avete sentito Serra finito, Patrignieri Verucchi sul biliardo numero 4, che per noi non ha una grande importanza perché, ripeto, abbiamo deciso di seguire l'Under questa sera per dare spazio ai giovani e si giocheranno una finale di batteria, quindi un accesso ai quarti di finale di domani pomeriggio, ore 15.30 per la prima categoria. Domattina ci sarà anche il femminile. Diciamo che un weekend molto pieno, qui il punto è stato misurato dall'arbitro e quindi è di Pietro che va alla bocciata sul 58-40, molto fair play, poi Pietro è un signore, è andato a prendere la biglia d'avversario che rimbuca. Sono due ragazzi veramente estremamente educati, ma tutti questi ragazzi dell'Under 23 sono comportati veramente molto bene, sia al di là del gioco, del livello di gioco, ma anche proprio del comportamento, del come stare dietro il biliardo, del rapporto tra di loro. È stata veramente una bella giornata di biliardo. Pietro, Pietro ha innescato la marcia, quasi 30 punti di vantaggio, 58-66-40, 26 punti. Infatti Mattia aveva detto io ho paura soltanto di Pietro, che è un'affermazione un po' azzardata, però non ho mica sbagliato di molto. No, però anche gli altri, sai, c'era comunque dentro Giannini. Denti, che l'anno scorso ha vinto... Campionato italiano, coppia di prima categoria con Tranzano, ha vinto una gara nazionale a Pesaro quest'anno. Cioè, quindi non è che... Da diversi anni gioca in Serie A. Ha fatto enormemente piacere che tutti questi ragazzi che già sono di un livello superiore... Soprattutto un figlio d'arte. Sì, molto più bravo il figlio del papà. Lui era ascolto sicuro, quindi... Anche Masi. Anche Masi, molto più bravo il figlio del papà. E il papà d'arte, più che mai, qui stiamo parlando di papà d'arte, non figli d'arte. Comunque dicevo sì, gente che comunque gioca già... Ma comunque il papà gli ha attaccato la passione. Ecco, questo è un pregio, sì. Ah, tra l'altro credo che anche il nonno, se non vado errato, di Denti, Lorenzo, sia stato forse, è stato un gran giocatore, questo sono sicuro, sì. Infatti molti dicevano, il figlio non ha preso il padre, per fortuna l'ha recuperato il nipote, vero? Preso dal nonno. Preso dal nonno, sì. Se non vado, se la memoria non mi tradisce. Ora Pietro ha già conquistato la biglia di vantaggio anche questa mano. Sì, dopo una partenza
partenza dove aveva bocciato 5 pallini a 1 Mattia. Forse quel mezzo l'ha un po' penalizzato, ma non... quel mezzo poi sarebbe andato oltre 30 punti di vantaggio. Erano 38-14, andavano 48-14. 34-14, andavano 44-14. Si è un po' disunito. Sì, dopo l'altro ha messo una marcia importante. Vediamo. Intanto sono le 22:49, se non vado errato. Quindi abbiamo... siamo in diretta da 59 minuti. Quindi abbiamo assistito anche un po' di prove, quindi 48 minuti di partita. Mattia. Buona. Mi dovrebbe fare 4. 44-66 va la bocciata. Domani abbiamo una giornata di dirette a go-go. Domani ho il supporto anche di Marco Bergonzoni che mi darà, che in alcuni momenti probabilmente andremo in onda su due canali. Fai la dirata del femminile? Quello è obbligatorio, sennò questi mi graffiano. No, nel senso che l'anno scorso, quest'anno ci stiamo attrezzati, la diretta del femminile è garantita, anche perché, ripeto, se tutto funziona, facciamo le cose. Forse si sono arrabbiate con te. Sì, perché l'abbiamo andata in differita. L'abbiamo andata in differita. E d'altro lo dico anche voi che si arrabbiano. E quest'anno ci siamo organizzati. Comunque, a prescindere, il femminile va in diretta alla finale e probabilmente riusciremo a fare due dirette contemporaneamente. Abbiamo fatto delle prove adesso. Dopo, come stasera, per un quarto d'ora sembrava tutto perso, poi adesso invece tutto sembra, vado a vedere se qualcheduno che con il commento mi ha... sono qua. E Russo, quanti sono? Erano 24 gli iscritti quest'anno alla del 23. Obiettivamente non tantissimi, ma veniamo da anni in cui si è andati molto molto peggio, qui sembra che tutto proceda per il meglio, quindi non diciamo più niente, andiamo avanti. Io che non sono ancora vecchio, del 78, quando li facevo io, i provinciali erano 80 persone, 80 ragazzi eravamo. E vabbè, parliamo di 30 anni fa, quasi. 45, quasi. 28 anni fa. 28 anni fa. Eh sì, i tempi sono cambiati. Abbiamo fatti anche con 8. Quindi questo ritorno che si sta verificando sia a Modena che a Bologna, ma anche Rimini e Pesaro hanno dei ragazzi. I ragazzi di Genova oggi non c'erano, Stagnaro, sono già fuori. Sono già fuori. Perché anche Genova ne aveva 2 o 3 l'anno scorso, forse. Ce ne sono alcuni a Spezia, di cui tra i quali uno molto bravo, Cerbi, ma aveva la prima categoria, il suo socio non poteva che farla stessa sera e quindi non ha potuto partecipare all'under. 70-46. Prendere in pallo, ne beve 8, 70-54. Mattia, tagliata troppo, questo non è un gran punto.
vediamo Pietro Stagno, siamo addirittura d'arrivo, 70-54. Tagliata Mattia, Pietro alza il braccio. Ed è buona, sì, prende il punto. Via di vantaggio per Mattia, vediamo se con gli 8 punti di rimpallo e magari andare alla bocciata può rimettersi in carreggiata, ma non è semplice, avversario di quelli importanti. Punto preso. Ultimo video per Mattia. Comunque questi qua, questi due giocano veramente bene, appunto. Sì, sì. Adesso ovviamente Stagno un po' più, ha molta più esperienza, però anche sono viste tante belle palle, tutte di misura. Ho parlato. Ecco. Di misura anche questa. Ha fatto. 56-70, e se dovesse fare filotto ce li mette in carreggiata. Sei 8-64. Bravo. 64-70, ancora bella.
lunga, lunga riflessione. Ti ha detto il modo di far prendere meno punti di colore possibile, sperando che l'altro non faccia filotto. Ah beh sì. Potrebbe essere uno strappo di su. Strappare il servizio su è difficile. È difficile anche giù, più o meno taglio. Però insomma. Si mette Mattia. Ma non c'è tira mica? Adesso si tirerà Mattia a portare giù quellino a prendere uno. Anche tre punti. Sì, va a 67. Fa 4 si va. È un passaggio in mezzo questo? Sì. È quasi un passaggio in mezzo. E sono pari anche lì allora. Sì. 76 a 67. Si è messo bene, anche se ha tirato per andarci da sotto, sì. Però come si riunisce su, quando si prende in quella maniera, si riunisce anche sotto. La partita con vince sua, Pietro Stagno con la sua che ha sganassato la buca. Sì, se va in buca e vince Pietro Stagno, si qualifica per la finale con un tiro, con un pizzico e forse qualcosa in più di fortuna. Noi ci riaggiorniamo fra qualche minuto per la finale. A dopo. Ciao.